Bene, un applauso ai nuovi ospiti di questo secondo momento, questa seconda parte del nostro programma, Domenica in Famiglia, che vi ricordo poi trovate sulla pagina Facebook, la Domenica in Famiglia, i vari spezzoni, insomma, che potete condividere e potete rivedere, insomma, le testimonianze e le nostre varie rubriche. Allora, buongiorno a inizio da Monica Gozzini Turelli, dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Lorenzo Gigli. Poi lei oggi, voi insomma avete poi a sostegno anche gli studenti, più di così. Saluto Antonio Nistico, ecco, no, pensavo ci fosse una M, invece la Nistico, professore dell'Istituto sempre Lorenzo Gigli. Saluto Fausto Minelli e Alberto Mangiarini, tutti professori dell'Istituto. Ecco, e poi abbiamo già presentato Federico Punzi, che è appunto uno degli studenti. Saluto anche poi, qui ci sono altri studenti dell'Istituto Giglio, che sono Paola Nistico, forse c'entra qualcosa, ecco, sì, c'è qualcosa, Francesca Verzelletti, Fenaroli Simone, Aziz Kaiser, di, vediamo se dico giusto, Kaiser, e Mohamed Afzal Akmal. Ecco, perfetto, fatemi un applauso da solo, insomma. Ecco, che sono qui, abbiamo invitato oggi per sentire anche qualche testimonianza. Ecco, si parla di, spesso e volentieri, la nostra rubrica casa e famiglia, e la nostra trasmissione, e appunto parliamo anche di scuola. Perché parliamo di scuola? Ci sono dei progetti. Faccio una domanda così, a bruciapelo, alla dirigente scolastica appunto dell'Istituto, Monica Gozzini Turelli. Grazie. Perché parlare di scuola oggi? Oggi sono qui con la mia famiglia più grande, che è la famiglia allargata. Noi tutti abbiamo una famiglia di origine, e poi succede una cosa nella vita di tutti, che a partire dai 3 anni, dai 6, dagli 11 e dopo dai 14, si entra in una famiglia più grande, e c'è poca consapevolezza di questo. Si entra nella famiglia dello Stato, e con il nome di alunni e studenti noi diventiamo e abbiamo esperienza di che cos'è essere cittadini. Questa cosa che vi sto dicendo, per la consapevolezza dell'essere studenti nella nostra scuola, è importante ed è la cornice che tiene insieme tutte le nostre scuole, che hanno tanti indirizzi. Sono il liceo linguistico, delle scienze umane, scientifico, l'economico-sociale, e poi ci sono i corsi professionali, quinquennali, e quindi la formazione professionale di manutenzione di mezzi di trasporto, assistenza tecnica, impianti tecnici, operatore elettrico-meccanico. Siamo una scuola della testa e delle mani, lo dico in senso positivo, perché non venga più giudicata una scuola solo della testa e delle mani. Noi siamo la scuola del sapere, del saper fare e del saper essere, e questo, secondo noi, deve essere la cornice etica in cui mettiamo ogni nostra azione, e per questo noi abbiamo pensato di fare un manifesto, prima ancora di parlare di didattica, un manifesto che dichiari la mission della nostra scuola. La nostra parola d'ordine è noi del Gigli, perché questa è la nostra famiglia allargata, e nella nostra missione crediamo nella formazione del cittadino eticamente fondato. Cittadino. Il Gigli, diciamo dove si trova, perché non abbiamo Arovato. Detto dove si trova. Arovato, perché sennò sì, chi ci ascolta, sì. Arovato. È un liceo? No, sono tanti licei, tanti e tanti licei. Professionali. È un istituto comprensivo di tante scuole. Bene. Quindi gli studenti si incontrano fra saperi e saper fare diversi. Bene. Insieme a loro, i loro docenti e le famiglie. Ecco, vedo che così mi pare di capire, anche poi dai suoi discorsi, oggi si punta molto anche alla scuola multiculturale. Sì, ecco. Sì, la scuola multiculturale. Perché vedo appunto anche dei ragazzi che, di altre nazionalità, è giusto? Sì. Ecco, che della scuola multiculturale introdurranno poi i colleghi, i ragazzi. Invece vorrei continuare su questa cosa che per noi è importante ed è quella che ci accomuna tutti. Poi lei è stata, vedo, anche all'estero. Sono stata 5 anni all'estero, ho lavorato per l'ambasciata, per il Ministero
degli affari esteri italiano. 4 anni in Sudafrica ho promosso la lingua italiana negli istituti anglosassoni e l'ultimo anno l'ho fatto in Albania e in Bulgaria, e sono stata mandata a controllare le scuole in Cile, in Tunisia, laddove si sceglie la lingua italiana, si mette nel curriculum, e per me è stata un'esperienza meravigliosa. E ha visto anche come le scuole si comportano all'estero, insomma. Sì, e quindi conosco il sistema anglosassone e altri sistemi educativi e di istruzione. E quindi voglio dire, sono la prima ad essere multiculturale e a pensare che l'essere in tanti e diversi non sia una palla al piede, ma sia una risorsa. Dipende da come viviamo questa cosa e da che cosa vogliamo tirarne fuori. Quindi io credo che la presenza di tutte queste specialità nella scuola, tutti i ragazzi sono speciali, tutti i ragazzi sono disabili, tutti noi siamo stranieri per qualcun altro, siamo tutti un po' di tutto, l'importante è che siamo una risorsa gli uni per gli altri. E quindi viva il Gigli! Ecco, quindi avete insomma un ventaglio di proposte, sì, di proposte, di interazioni con multiculturalità piuttosto che altro, piuttosto che vari progetti, sì, che adesso poi anche i ragazzi ci faranno, sì, conoscere. Sì, abbiamo tantissime officine, laboratori, abbiamo didattiche speciali, ma soprattutto abbiamo l'idea che prima viene il civis, cioè il cittadino, eticamente, perché etica è una parola trasversale. Se religione riguarda tante religioni, etica deve essere quella parola che ci accomuna come appartenenti allo stesso universo e fondati eticamente. Quindi trasversalmente a tutto, questo deve essere quello che passa. Noi lo facciamo attraverso il sapere, il saper fare, il saper essere, attraverso la creazione di nuove responsabilità e di nuove parole d'ordine che non vanno di moda perché sembrano romantiche. Noi crediamo che la capacità di entrare in una relazione d'aiuto, la bontà e la generosità, l'essere generosi, il mettersi a disposizione, la condivisione, il saper prendersi cura, siano assolutamente necessari tanto quanto la didattica delle discipline. Ed è su questa cosa che noi diventiamo cittadini che condividono un'esperienza di fratellanza, che costruiscono la pace, i valori della pace, e che credono nella sacralità della vita e del pianeta. È fondamentale, abbiamo il vizio di parlare troppo poco di queste cose. Devono essere sempre quello che c'è sotto a qualsiasi momento. E ormai c'è la globalizzazione, anche se spesso e volentieri si fa un po' fatica a entrare in tanti contesti e purtroppo tutti i giorni vediamo episodi insomma spiacevoli, no? Volevo sì fare un esempio in riferimento a questo, però è un percorso che bisogna fare soprattutto a livello bambini, poi ragazzi, scolastico anche. Volevo fare un piccolo esempio di che cosa significa prendersi cura. Noi siamo abituati a pensare allo Stato come qualcosa fuori di noi, qualcuno lo vive come un nemico, qualcuno qualcosa da cui attingere assistenza. Noi crediamo che lo Stato siamo noi, la prima volta che siamo lo Stato avviene nella scuola, e quindi la scuola siamo noi. Noi abbiamo deciso che e abbiamo promosso i maintenance days, che sono i giorni della manutenzione. Abbiamo la scuola che ha bisogno di manutenzione. Il problema non è solo che non abbiamo i soldi, sapete tutti che siamo in crisi a livello economico. Il problema è che se sporchiamo noi e se rompiamo noi, perché non dobbiamo essere noi a mettere a posto. I ragazzi hanno già pitturato 7 aule, stiamo riparando i banchi rotti, abbiamo trasformato le sanzioni disciplinari in sanzioni civiche, per cui il sabato abbiamo degli ottimi collaboratori per mantenere la scuola pulita. E adesso abbiamo anche un servizio, sì, che andiamo a vedere se la nostra regia può preparare, perché era poi successivamente, ma vogliamo mandarlo adesso perché vediamo, a proposito di scuola pulita, di lavori, di interagire, insomma, darsi da fare, rimboccarsi le maniche in vero senso della parola, perché lì, in questo video qua, vediamo questo. Ecco, se è pronto il servizio, dalla regia possiamo mandarlo sull'Istituto Gigli. Thank you.
Continuiamo allora a parlare di scuola, di ragazzi, insomma, della società che cambia, ormai c'è la globalizzazione, quindi dobbiamo, insomma, in qualche modo, anche se non è sempre facile questo passaggio, questo cambiamento del modo di vivere, di integrarsi, però bisogna fare questo percorso. Allora, professor Minelli. Minelli Fausto. Sì. Ecco, Fausto, dell'Istituto Gigli. Allora, alfabetizzazione, ce la posso fare, sì. Posso fare a scuola perché almeno... E inserimento alunni stranieri, insomma, ecco, voi avete progetto un ponte tra Italia e Albania, insomma avete diversi progetti che sì, riguardano... Abbiamo diversi progetti in atto, io sono il referente sugli studenti stranieri, per l'appunto ho la funzione strumentale del piano dell'offerta formativa. È una parte di utenza piuttosto significativa perché su un totale di 850 studenti a livello di istituto, fra le sezioni liceali e poi quelle del professionale o della istruzione e formazione professionale, circa 200 al Gigli sono di nazionalità non italiana e una cinquantina al liceo, con una rappresentanza di oltre 20 etnie di appartenenza. Che, un bel numero, che, eh? Sì, 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 un numero importante, significativo. Abbiamo la popolazione prevalente, se vogliamo, è quella costituita dalla provenienza penisola balcanica, quindi albanesi, kosovari e anche ragazzi di origine di lingua slava. E questi ragazzi sono qua con le famiglie o vengono apposta per fare questo percorso di studio? No, no, questi sono, molti oramai sono anche studenti, sono di seconda generazione, ecco, come dir si voglia, quindi sono in perfettamente Italia. Integrati, con una famiglia alle spalle, con una situazione consolidata, quindi stiamo parlando comunque di cittadini, tra virgolette, italiani perfettamente integrati.
la distribuzione di questa utenza a volte si confina nel biennio iniziale, ma per una questione proprio sostanziale, cioè il fatto che devono rispondere all'obbligo di adempimento dell'obbligo scolastico, che vale ovviamente in maniera indistinta per tutti gli studenti della scuola, italiani o stranieri che siano. La gestione dell'utenza straniera non si può negare, a volte comporta delle complessità che non sono imputabili, cioè sono un po'... Però ecco, mi scusi, tornando al filmato, sì? Prima che ce ne dimentichiamo, che abbiamo visto prima, insomma, giusto per commentare, sì? Con un flash così, era un po' una provocazione, no? Perché, sì, insomma, era assolutamente... Siamo brutti, sì, sporchi, sì, sì. Io arrivo, vietato, sì, sicuramente attenzione era... alla violenza, invece poi insomma il senso era... Fidiamoci dei ragazzi, insomma, forse se ci conoscete meglio, magari esatto. Riuscite anche a capire che abbiamo delle qualità, perché sì. Spesso il ragazzo viene visto come il bullismo, sì. Il bullo, quello che crea casino, crea confusione, ma poi c'è anche, vedo che insomma avete messo sotto i vostri ragazzi. Siamo noi gli educatori. Voi non avete... Lei ha accolto perfettamente nel segno. Appalti con imprese edili, perché... No, fate volare i ragazzi. Fate... L'intenzione era proprio quella di non accarezzare il pubblico, ma di cavalcare un po' anche l'onda a volte del pregiudizio, che purtroppo c'è una nomea che a volte non corrisponde affatto con la fatica che quotidianamente viene profusa dai docenti e da tutto il personale della scuola per la gestione di una complessità che ha a che fare anche con l'età di questi ragazzi in sostanza. Il Gigli quindi non si differenzia da altre scuole, i problemi di tutte le scuole di questo mondo, ha dei punti di forza, dei punti di debolezza e noi siamo qui apposta assieme ai nostri ragazzi per cercare di migliorarci, ascoltando a volte anche quelli che sono i suggerimenti che vengono proprio. E quali sono i suggerimenti? Sentiamo anche i ragazzi, così spezziamo la lancia a loro favore. Sì. Il microfono per cortesia, il gelato, famoso gelato. Eccolo qua. Partiamo da Fenaroli Simone. Da Federico Puzzi, che già prima l'abbiamo già presentato. Salve. Eri già un VIP, insomma, appena compiuto 18 anni. Sì, insomma. La mia esperienza a scuola è iniziata 5 anni fa. Tu che percorso fai? Io faccio lo scientifico tradizionale. Scientifico tradizionale. Esatto. La mia esperienza a scuola è appunto iniziata 5 anni fa e provenivo da una realtà, quella di Chiari, che era già caratterizzata da una forte componente di globalizzazione. E venendo a contatto con questa realtà, inizialmente, a dire il vero, ero rimasto un po' spaventato, perché come dicevano prima i professori, ci sono pregiudizi, ci sono tutta una serie di riserve che possono magari impedire questa relazione che effettivamente poi porta a nient'altro che buoni risultati. Durante i primi anni ovviamente io ero molto, come tutti i miei compagni del resto, molto chiuso nella mia classe, molto impaurito da quelli che erano i ragazzi più grandi, ma passando il tempo, ora sono in quinta e posso dire con certezza che conosco gran parte dei ragazzi dell'istituto, sono anche stato eletto insieme ad altri tre ragazzi rappresentanti dell'istituto, e altri tre ragazzi che purtroppo non possono essere qui adesso, che quindi saluto e ringrazio, Marianna Bertoli in primis. Ma poi li inviteremo, certo, assolutamente. E quindi perché ecco, far conoscere tutta la scuola in una puntata è difficile. Assolutamente. Ed ecco, quindi non posso dire nient'altro che non abbiate paura, non abbiate paura di quelli che sono i pregiudizi, di quelle che possono essere le riserve sui ragazzi stranieri piuttosto che sui ragazzi più grandi, perché da questa relazione non ne può venire fuori nient'altro che buono, assolutamente. Bene, grazie. Assolutamente, grazie. Ecco, tu come ti chiami? Simone Fenaroli. Simone Fenaroli. Anche io sono in quinta e ho fatto il percorso meccanico d'auto. Oh, c'è ancora chi fa il meccanico? Sì, al Gigli. Perché tutti sì. Vogliono fare gli ingegneri, i ragionieri, impiegati, ma c'è anche il meccanico, il muratore. Noi siamo stati la prima classe meccanici d'auto, perché il corso al Gigli di meccanico d'auto è stato messo 5 anni fa, e quindi stiamo sperimentando questa cosa con anche magari alcune difficoltà, però ce l'abbiamo fatta bene, abbiamo fatto parecchi stage in officine di riparazione di autovetture, auto, io personalmente automezzi pesanti, e sono sempre stato anche rappresentante di classe, e quindi conosco parecchie persone all'interno della scuola, mi sono sempre distinto abbastanza bene con tutti. Bene, complimenti. Oh, c'è ancora chi fa il meccanico, perché qua sì. Insomma, certo. Si dice tanti disoccupati, poi spesso fanno vedere
anche su TV nazionali, aziende che cercano il fornaio, il muratore, e non si trova. Posso aggiungere una cosa? Purtroppo tutti gli istituti professionali sono stati screditati, è vero, considerati la scuola delle mani versus la scuola della testa. È un grandissimo errore, perché se pensate che un elettricista per fare un impianto in una casa non abbia bisogno di una scuola della testa, è un gravissimo errore. Quindi forza agli istituti professionali. Bisogna tornare alle mani. Allora invece sentiamo, ecco, no, Aziz Kaiser, giusto, ho detto bene? Faccio la, frequento la terza classe del corso manutenzione meccanica. Fatto quest'anno, ho fatto gli stage per capire un po' come funziona. Ecco, la tua famiglia da dove viene? Da Pakistan. Pakistan. Sì. Ho fatto gli stage per conoscere un po' il mondo del lavoro. Posso dire che mi sono trovato bene. Ho fatto buone esperienze in questa scuola. Anche perché ho fatto una scuola qua a Brescia prima. E sei nato qua, in Italia? No, no, sono nato in Pakistan. Pakistan. Quanti anni hai? 18. 18 anni. Bene. Grazie a te. Sentiamo Mohammed. Mohammed Afzal Akmal. Mi chiamo Mohammed Afzal. Mohammed, ecco, scusami. Mohammed. Io ho quasi 17, ho 17 anni, quasi 18. Io, a me mi è piaciuta sempre molto la meccanica, perché mi piace vedere cosa c'è dietro il funzionamento o la creazione di un'apparecchiatura meccanica. Quindi io, quando ero alle medie, mi già affascinava la meccanica. Io ho scelto l'istituto Gigli, l'istituto professionale di Rovato. Ho fatto l'operatore meccanica, che consiste, ti dà la qualifica di 3 anni. E io in questi 3 anni mi sono trovato benissimo e ho imparato molte cose sulla meccanica, eccetera. Però più che ho imparato anche meccanica, anche la cultura, ma poi sono cresciuto anche interiormente. Sono diventato grande. Tu hai accento bresciano, quindi sì. È un po' che sei in Italia. Sì, sì, da un po'. Sono venuto nel 2006 e mi trovo molto bene in Italia. Anche tu dal Pakistan? Sì, sì, vengo dal Pakistan e sono nato in Pakistan, non sono nato in Italia. E sono cresciuto anche interiormente, stavo dicendo che da scuola l'istituto professionale mi ha fatto capire cosa mi aspetta fuori, che cosa dovrei dare io a loro e cosa loro vorranno da me. Certo. Io ho molto capito, e c'è stata questa esperienza che mi ha fatto fare la scuola il terzo anno. Mi ha mandato in una fabbrica, Sabaf, che è una grandissima fabbrica, che è molto organizzata e molto, certo, bella, e mi hanno fatto imparare che cosa devo dare io a loro. Ho molto imparato. Sono tornato in classe e ero diventato molto più grande, molto più maturo, e mi è piaciuta molto questa cosa. Poi volevo parlare che la preside quest'anno ha promosso noi del Gigli, un giornalino che rappresenta tutti i docenti e rappresenta anche tutti gli alunni, che possiamo proporre cosa vogliamo nella nostra testa, cosa abbiamo nel nostro cuore per la nostra scuola, possiamo proporla. Bene. E io sono uno dei redattori, abbiamo scritto molti articoli. E a proposito dei giornali, perché ho visto che ecco cosa fanno con i giornali nel, sì, video, no? Mi raccomando, leggiamoli anche i giornali. Grazie. Perché non fate così quei libri, perché... Io sono Paola Nisticò e frequento la quinta del liceo delle scienze umane. E promuoverei molto il mio indirizzo, perché al lato teorico affianca anche il lato pratico. Infatti già dalla terza superiore ci vengono proposti degli stage nell'ambiente del lavoro, quindi possiamo scegliere vari ambienti. Io per esempio ho scelto di fare stage all'asilo, e quindi ho visto e toccato con mano quella che è l'esperienza lavorativa e che potrei fare dopo il mio percorso di studi. Per quanto riguarda invece il liceo in generale, la mia scuola, ci terrei a sottolineare il fatto che è poco conosciuta, perché è piccola ed è un po' fuori dalla città. E questo però non è un elemento penalizzante, anzi secondo me
è un punto veramente a favore, in quanto il rapporto con i professori e con tutto il personale dell'istituto è, come diceva la preside, una famiglia, quindi si riesce ad avere un bellissimo rapporto con tutti i professori, preside, vicepreside, bidelli. No, è l'unica scuola dove i professori, scusate, gli alunni amano i professori. Perché di solitamente c'è questa un po' battaglia tra... Vabbè, no? Chiaramente non si può andare sempre d'accordo con tutti, ecco, i professori, però c'è più contatto. Contatto. C'è più contatto. Va bene. Grazie anche a te. Sentiamo anche Francesca, giusto, Verzelletti. Allora, io frequento il quarto anno del liceo economico sociale. Ho scelto questo indirizzo perché mi forniva un'ampia scelta di discipline che avrebbero caratterizzato la scelta di quello che comunque vorrei fare in futuro. E vorrei spendere un paio di parole in favore della mia scuola. E come diceva prima Paolo, è una scuola in cui veramente ci si trova bene perché c'è un buon rapporto con tutto il personale, docente, personale ATA dell'istituto, e anche in particolare del fattore multiculturale non è affatto un problema, anzi secondo me è un vantaggio che offre, anche perché poi in una realtà al di fuori della scuola comunque non saremo solo noi, ma ci sarà chiaro, tanta gente diversa. La società diversa. Poi è diversa dalla scuola. Bene, grazie anche a te. E l'unica scuola dove amano andare a scuola, amano i professori, amano, insomma, vabbè, dobbiamo scoprire qual è il segreto, insomma, che c'è. Saluto anche allora l'addetto stampa, appunto, del Gigli, che è Luciano Messina, e l'assistente, giusto, di laboratorio, sì, Vincenzo Colarusso, ecco, perché è dietro. Dobbiamo purtroppo stringere perché poi abbiamo anche altre rubriche e qui il tempo è sempre tiranno. Vorrei far parlare anche naturalmente i due professori, ecco, vi chiedo la cortesia di essere un po' stringati, purtroppo poi vi rinviteremo, purtroppo. Grazie. Far conoscere ci tutti teniamo. In una puntata diventa un po' difficile. Quindi allora, partendo da lei, il professor Antonio Nisticò, parlando anche, prima abbiamo accennato del contesto disabili, ecco, che oggi anche questo è importante, insomma, interagire con persone che hanno questi handicap. Allora, prima di tutto grazie per questa opportunità e per dare testimonianza a questa grande famiglia e per portare la mia testimonianza da 20 anni insegno in questo istituto. Il messaggio che si vuole far veicolare è quello di capire che la scuola principalmente è tempo libero. È quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi. Tempo libero non perché si vuole fare quello che si vuole, ma tempo libero perché è il tempo utile e necessario per l'arricchimento personale. Per questo diciamo che la scuola diventa un luogo di incontro, un luogo di scambio, un luogo di confronto, di dialogo, di dibattito. Il fatto stesso che dicevano, io essendo insegnante ho portato 2 delle mie figlie, di cui una, quindi vuol dire che ci credo tantissimo in questo, in questa istituzione. Il concetto qual è? Che noi cerchiamo in tutti i modi di portare un discorso all'inclusione più che all'esclusione. Mentre prima la scuola tendeva ad escludere, noi cerchiamo invece di includere, sia per il discorso della presenza di molte persone che provengono da diversi paesi e quindi non portano semplicemente il bagaglio a mano, ma portano il loro bagaglio culturale, il bagaglio religioso, e questo confronto ci permette di crescere non solo come studenti. C'è il microfono, forse, che non va bene. Come studenti, ma ci permette di capire che sono prima di tutto cittadini e in pratica, essendo cittadini, il futuro è nelle loro mani. Si parlava di inclusione anche per quanto riguarda i disabili. Nel corso di 15 anni in questo istituto è cresciuto tantissimo il numero di persone tra virgolette disabili, perché non mi piace utilizzare questa parola, cioè in pratica siamo passati da poche unità, siamo passati a circa 39 unità con diverse caratteristiche diverse, quelli certificati dove hanno la possibilità di arrivare con un programma, con un piano semplificato
al diploma, oppure quello in pratica diversificato, che porta ad avere un attestato di partecipazione. Ma ci sono anche altre possibilità, come di disturbi specifici dell'apprendimento, dove insieme ad un gruppo GLH, un gruppo operativo, cerca di trovare tutte le strategie per cercare di valorizzare il soggetto, non solo a livello didattico, ma anche quello dell'interazione, perché in effetti vedo che, e questa è la realtà e chiunque può venire a constatare personalmente, il ragazzo tra virgolette disabile non è lasciato a sé stante, ma è parte integrante, cioè viene coinvolto emotivamente, certo, oltre che a livello didattico, quindi e altre attività. Quindi il nostro motto è quello di veramente creare questa grande famiglia in modo poi tale magari che in un'altra puntata entreremo un po' nel dettaglio. Voi siete bravi, siete bravi, vedo anche fare dei filmati, quindi facciamo anche dei filmati con vari momenti poi dei ragazzi che lavorano che in laboratorio e durante l'intervallo, e non solo, sono i ragazzi della classe che si prendono in consegna il loro compagno e lo portano, e quindi c'è un'interazione, quindi uno scambio, quindi questo contatto diretto, insomma, che scopriremo diventa, il segreto che avete per fare queste cose, diventa famiglia, ecco. Sì. E purtroppo devo chiederle di essere molto stringato perché dobbiamo passare ad altre, certo, rubriche. Professor Fausto, no, Alberto Mangiarini, sì. Ecco, allora abbiamo parlato anche di tecnologia, abbiamo accennato. Nuova tecnologia importante oltre alle mani che diceva. Assolutamente, perché è assolutamente importante perché oggi la scuola è anche tecnologia. La scuola è molto cambiata, oggi al docente si richiedono anche competenze informatiche, al docente si richiede la capacità di utilizzare le nuove tecnologie per coinvolgere i ragazzi, quindi nuove tecnologie vuol dire partire da un registro elettronico che molti genitori a casa conosceranno perché hanno i figli o perché comunque l'hanno sentito nominare, che consente da un lato ai ragazzi, alle famiglie di monitorare l'andamento del ragazzo a scuola e quindi dai voti, dalle presenze eccetera, ma permette anche al docente di interagire con il ragazzo e quindi per esempio di trasmettere a un ragazzo in particolare o a più ragazzi anche dei compiti, degli argomenti da sviluppare e al tempo stesso di ricevere dal ragazzo sempre attraverso questa piattaforma i compiti svolti dal ragazzo, quindi ogni famiglia ha a disposizione un user, una password, quindi un nome utente e una password, si collegano ad internet attraverso un normale indirizzo web, quindi www eccetera, e da lì appunto attraverso questa piattaforma possono interagire nel modo che ho detto. Poi, anche divertente la scuola oggi, assolutamente, più di 20 sì. anni, 30 anni fa, assolutamente sì, infatti cose una delle battute che si facevano pensando appunto alla scuola è che la scuola per tantissimi anni non è cambiata, la scuola per tantissimi anni è stato un ambiente che era simile a se stesso da 100 anni, cioè i banchi, la cattedra, la lavagna, il gessetto. E quindi voglio avete dire anche le nuove lavagne, assolutamente, oggi ecco, oggi entrando in una scuola siete oltre ma no, diciamo che oggi questo è indispensabile, bene, mettiamolo così, ecco, quindi io la devo bloccare, bene. Mi dispiace se perché purtroppo abbiamo, grazie, abbiamo altri ospiti che stanno a volte le argomentazioni sono talmente interessanti che sia avanti, però l'invito è a tornare a portarci altri video appunto dei ragazzi dove magari si vedono i vari momenti di interazione, di lavoro, come abbiamo visto in quel video di prima, dove avete fatti sgobbare, si può dire così, ecco perché insomma, non c'è solo la mente, bisogna tornare un po' alle mani, è tutto insieme, altrimenti la disoccupazione va avanti perché nessuno vuol più fare i lavori manuali. E non c'è una differenza fra mani e teste, noi siamo un'unità, ecco, biopsicosociale, basta con queste differenze. Ecco, perché siamo, non è soltanto fare l'ingegnere, no, con tutto il rispetto per l'ingegnere, ma anche il muratore, insomma, è un lavoro dignitoso. Va bene? Grazie. Lo dico ai ragazzi.
Grazie allora alla dottoressa Monica Gozzini Turelli, al professori Antonio Nisticò, Fausto Minelli e Alberto Mangiarini per i loro interventi. Grazie a tutti gli studenti e alla prossima. Grazie a lei. Ricordiamo naturalmente dell'Istituto Lorenzo Gigli di Rovato. Ecco. Grazie a voi.